Konnichiwa e benvenuti cari giapponesi qui nel mio canale. Sono come sempre Giappo Gamer. Benvenuti qui in un nuovo episodio di Fairy Tail per continuare questa avventura in questo gioco di ruolo giapponese veramente epico. Allora, siamo per l'esattezza giunti all'episodio numero 17 di questa serie incredibile. Allora andiamo subito a vedere che cosa succede quest'oggi in questo nuovo appuntamento di Fairy Tail. Ok, allora, cari giapponovers, eccoci qui nel fantastico mondo di Fairy Tail, questo gioco di ruolo a turni, veramente molto, molto carino. Allora, io un po', anche oggi missioni secondarie, me ne voglio togliere un bel po' di missioni secondarie. Eccolo qui, allora dobbiamo fare fuori 5 sirene. Qui sono 1.500 per 1.000 soldoni. Qua 5 volatili e 3 sirene. Vabbè, ok, facciamo questa qua, D5, andiamo un po' con ordine, procediamo un po' con ordine. Gambatene, grazie. Così poi a poco miglioriamo anche la stessa gilda. Ok, allora tocca andare alle grandi pianure. Ok, andiamo qua alle grandi pianure. Andiamo a accoppare tutti questi mostri. Allora, qua. Là ci sono i volatili. Ok. Noi dobbiamo invece andare ad accoppare le sirene. No, no, qua raccogliamo. Poi vediamo un po' dove sta la sirena. Eccola, eccola. Ok, poi c'è anche, ci sono anche i volatili. Tra le altre cose. Ma vai, sirene, vieni qua. Che fai? Attacchi tu? Vai così, vai così. Vai così, grandissima. No, che fai? Attaccate. Vai giù, via. Ok, bene così. No, che è sta cosa, Siri? Tacci tua, ma... Vai con lo scorpio, va. Accoppiamo quello. E non se ne parla più. Vai così. Ok, grandissima, grandissima. Andiamo ad attaccare la sirena. Vai con Water Cane. Ok, accoppata. Bene così, vai. Vai, 93 punti esperienza. Ottimi. Perché sono arrivati tutti e tre a livello 8. Bene così, sia Natsu. Ottimo. Sia Liusi, eccola qui, livello 8. E anche Giuvia, mamma mia. Ok. Ottimo, ottimo così, bene così. E procediamo. Ecco qua un'altra sirena. Prima di combattere raccogliamo qua. Tu stai sirena, attacchi così, tacci vostri. Vai chain 2. Vai così, vai così, vai così, attacchi tutti quanti. Mamma mia che pezza. Vai così, spettacolare. Vai così, mamma mia, è rimasto. Vai tutti e tre ragazzi. Vai, oddio, anche Makarov. Vai Makarov. Mamma mia. Grandissimo, vai così, spacca tutto. Mamma mia che pezza. 12.383 danni, mamma mia. Che roba, che roba. Bene così, 102 punti esperienza. Mamma mia, oggetti vari, bene. Ok, allora ne mancano solamente una sirena solo. Vediamo un po' dove trovarla, eccola là. Dai, vieni qua, sirena. Siete in tre, eh? Allora, vediamo un po'. Tutti e tre, no, vai. Vai così, dai, defrusta. Dai che abbiamo breccati. Dai che sta rincoglionito. Crimson Lotus Fire Dragon Fist livello 12. Cioè, 12 punti magia. Vai, Natsu, così, dai. Becca quei due.
Vai Giuvia. Tutti e due, vai con la tua nebula. Yatta, grandissimo, vai così, altri 93 punti esperienza, bene. Ok, di 5 completata, ottimo così, vuoi reportare la gilda? Assolutamente sì. E ok, bene, altri 1000 soldoni per noi, abbiamo fatto fuori 5 sirene, bene. Più 4. Oh, ho letto bene, più 14, fa un attimo vedere che sto talmente veloce. 92esimi ancora. Ah, va bene, ok, ho letto 14 posti, cavolo. E però abbiamo scavalcato i Dulahan Head. Ottimo così, bene. Che loro sono a livello, diciamo, 94. Noi siamo invece 92, bene, sempre nella zona... Nella zona C di questa piramide incredibile. Allora vediamo un po'. Possiamo rankare qualche personaggio. 76 punti, buonissimi. Allora lui vuole 30 punti. Vai così. Seconda stella per il nostro Grey. Vai così Grey. Rank 2, bene. E poi direi anche la nostra Wendy. Così poi ci rimangono, mi pare, 16 punti. Bene. Vai Wendy, così. Ok, da rank 1 passa a rank 2. Ottimo. Bene, benissimo. E basta, direi. Comunque lei per la terza stella tocca arrivare a 60. Lei per la terza stella pure a 60. Erza anche, gli usi pure. Il nostro Nazio invece sta benissimo così. E anche il nostro Grey deve avere 60 punti. Al momento ne abbiamo 16. Va bene, ne mancano ancora un po'. Vediamo un po' qua se si è aggiornata un po'. Sono aggiornate le missioni principali. Sì, c'è questa qua nuova, D7. Quindi poi abbiamo ancora la D6 da far fuori. 5 volatili e 3 sirene. Bene. Qua ci vuole, mi pare, gli usi, quello che vedo come membro in più, ma comunque già fa parte del team. E va bene, ok, bene così. E allora, eccoci qui nella schermata principale di questo Fairy Tail. Mamma mia ragazzi, anche oggi un altro episodio veramente epico di questo gioco di ruolo, veramente incredibile. Insomma, mi sto divertendo veramente tanto. Spero che si senta quanto mi diverta e spero soprattutto anche di far divertire tutti quanti voi. Ovviamente, se vi è piaciuto questo episodio numero 17, invito a lasciarmi un like, un commento, una condivisione con i vostri amici per conoscere JappoGamer lungo e largo. Seguitemi anche nei vari social, dove potete tranquillamente anche farmi tutte le domande che volete, io vi risponderò a tempo debito. Mi trovate sulla pagina Facebook, Twitter, Instagram e canale Telegram. Vi invito anche a iscrivervi al mio canale, mi raccomando attivate la campanella che è importante e fondamentale per rimanere aggiornati con i miei svariati video ed episodi in uscita giornaliera. E poi ovviamente vi invito anche sul mio blog personale, su WordPress, jappogamer.home.blog, dove di tanto in tanto scrivo news e recensioni varie sui videogiochi riesco a portare a termine sul mio canale. E allora, cari Jappolover, io vi ringrazio uno a uno per essere arrivati fin qui, e dal vostro Jappogamer per il momento è tutto. Matane, e ai prossimi video!